Nell'episodio precedente, dopo aver conquistato una sofferta ed inaspettata promozione della Championship alla Premier League, lo Shrewsbury Town si è ritrovato a giocare nel miglior campionato del mondo in soli 4 anni da quando Mr. Tirlos ne è diventato allenatore. Tutto molto bello, ma ben presto è sorto un problema non indifferente. Avendo fatto un doppio salto dalla terza alla prima divisione inglese, molti dei giocatori a disposizione del pelato DM non erano minimamente adatti alla nuova categoria. Inoltre, con un budget tutto sommato limitato, considerata la qualità dei giocatori che avremmo dovuto acquistare, è stato pure difficile fare un mercato degno di nota. Sono infatti arrivati Quansah, Hannibal, Blaise Shonini e Luca Raimund, ma la squadra ha comunque dovuto affrontare un campionato pieno di difficoltà. Dopo 30 giornate, infatti, gli Shrews si trovavano all'undicesimo posto con 36 punti. Non male, direte voi, ed è vero, l'undicesimo posto sarebbe ottimo se non fosse che in proiezione il campionato l'avremmo dovuto concludere con 45, con la quota salvezza a 40, ma soprattutto con Manchester United, Arsenal, Newcastle ed un Crystal Palace sorprendentemente forte ancora da affrontare. Tutto sembrava bello apparecchiato per una stagione fallimentare, invece il miracolo. Nelle ultime 8 i gialloblu hanno collezionato ben 14 punti, di cui 7 nelle ultime 3, e hanno concluso addirittura al decimo posto con 50 punti. Ancora adesso mi chiedo come sia stato possibile, ma a questo punto mi accingo a cominciare la quinta stagione con grandi speranze. Se con una rosa disastrata abbiamo concluso la quarta season a metà classifica, chi ci impedisce di sognare un piazzamento in Europa, in Conference League? Saremo riusciti nell'impresa oppure saremo crollati pesantemente? Scopriamolo insieme dopo la sigla. Signori, stagione numero 4 conclusa con un incredibile decimo posto in Premier. Terminiamo la stagione e passiamo alla numero 5. Numero 5 che sarà anche la seconda per noi in Premier League e potrebbe essere un'annata in cui tentiamo una sorta di assalto alla zona conference, quindi sesto, settimo posto. O quello o puntiamo a vincere una coppa. Cioè, secondo me si può fare una 3 FA Cup e Carabao. Primo luglio del 2028, unica cosa da controllare per l'anno, anche se sarà pressoché irrilevante, il budget di soli 26 milioni, cioè meno rispetto a quelli del primo anno di premi. Non ha senso. Non lo so, raga. Poco importa, sinceramente. Poco importa. Sapete cosa? Come sempre, iniziamo con l'analisi della rosa. I portieri, come detto, sono a posto. Slonina titolare, save in riserva, più eventualmente un terzo ignorante giusto per far numero e meme. In difesa i titolari rimangono inamovibili, quindi Wolfenden si farà un altro anno se non due come titolare, mentre Quansah e Peters rimarranno qui fino alla fine, sicuro al 100%. Dopodiché andrei a cedere Shimkus, shifterei Ayina e Nurse rispettivamente a sesto e quinto difensore con l'aggiunta di una nuova prima riserva, tipo un 75, mettiamola così. Poi, capitolo esterni, a sinistra io terrei soltanto Kastrop, mentre Mendy lo sposterei effettivamente come COC, perché è lì che lo utilizzo, non ha senso tenerlo come esterno se poi non lo uso mai in quella zona di campo. Mentre dall'altro lato, ovviamente, oddio, ovviamente è il cazzo in realtà, Gilet l'avrei voluto tenere fino alla fine come giocatore simbolo, ma alla fine si ritirerà, quindi ripale. Grazie per essere stato nostro capitano nel primo anno. Mentre Jamie Richardson, secondo me, come quarto esterno può andare. 18 anni, arriva dalla nostra primavera, not bad. Oppure potrei fargli fare un'altra esperienza in prestito, perché ha fatto tipo più 6 l'anno scorso al Sion, non sarebbe male. Fatto sta che a prescindere ho bisogno di uno, se non addirittura due nuovi esterni, perché Gilet non lo conterei proprio, come se non esistesse. Ma a questo punto, se Richardson lo do in prestito e Mendy lo sposto COC, me ne servono altri due. Ora la domanda diventa: prendo due riserve tenendo Ebosele titolare o sposto Ebosele a riserva e prendo un nuovo titolare? Vediamo un attimino cosa offre il mercato e a che prezzo. Infine, per concludere, capitolo trequartisti, forse, e dico forse, potrebbe essere giunto il momento di cedere Suleimanov. Nah. Potrei pensare di comprare Raimund e mandarlo in prestito per venderlo l'anno prossimo e farci ancora più soldi? Questo avrebbe senso, perché teoricamente abbiamo il riscatto a 3,6. Se ce lo portiamo a casa lui, l'anno prossimo lo rivendiamo a molto di più. Non lo so, comunque per Raimund vediamo, ma mi sa tanto che come COC, come prima opzione mi terrò sempre Mendy. I titolari rimangono Castledine e Nuama, eh. Mattiar, potresti migliorarli? Sì, ma hanno 22 anni e sono 2,79, cioè hanno ancora del gran potenziale loro. Quindi sì, mi sa che con Raimund mi muovo in quel modo. Mentre per quello che riguarda la punta, alla fine abbiamo Bloxham e Arp. Posso dirlo? Non è necessario cambiare. Perché alla fine Tom è il capitano ed è il titolare inamovibile. Arp va benissimo. Cioè, cosa devo fare? Prendere un ragazzo più giovane con l'overall più alto per fargli far panchina? Non ha senso, tengo Arp. Ritiro quello che ho detto. Siccome abbiamo un paio di contratti da rinnovare, siccome abbiamo un paio di cosine da sistemare tra osservatori e primavera e preparatori, io quest'anno non affonderei il colpo. La formazione titolare rimarrà invariata. Vado giusto a prendermi Raimund per cederlo in prestito e l'anno prossimo far profitto. Un nuovo esterno di riserva cazzuto e uno un po' meno cazzuto. Potrei tenere anche, come cacchio si chiama, anche Richardson. Però sì, avete ragione, perché se ho soltanto 26 milioni e devo anche fare un paio di
correzioni un attimino alla società tra preparatori, contratti, primavera e chi più ne ha più ne metta, non mi conviene tentare il big acquisto quest'anno per sostituire Boselle. Quindi Boselle rimane titolare. Richardson lo diamo via in prestito di nuovo. Quanti anni di contratto ha? 2, va bene. Prestito secco un anno. E quindi con Raimund che verrà riscattato per poi essere ceduto in prestito, io devo prendere giusto 2 esterni, entrambi di riserva, uno un po' più serio, uno un po' meno, e un difensore di riserva abbastanza serio. Ci sta, si può fare, mercato semplice. Ah, il terzo portiere ignorante. Se seguite questa serie dall'inizio sapete benissimo cosa sta per succedere. Vai con il resoconto delle cessioni. Shimkus al Damak per 750.000, Silla al Luton Town per 7.5 milioni, Richardson in prestito secco al Blackburn e poi basta. Devo dire che quest'anno fare acquisti e cessioni è infinitamente più complicato rispetto agli anni precedenti. Budget nettamente più bassi, mai vista una squadra di Premier con solo 26 milioni tra parentesi. Valori dei giocatori scarsi abbassati mentre quelli dei giocatori buoni sono rimasti stabili, il che però in proporzione li rende più alti. Insomma, ogni singolo centesimo va gestito accuratamente se non vuoi ritrovarti con le pezze al culo, soprattutto in un campionato come questo in cui gli stipendi costano un occhio della testa e si mangiano il 30% del budget. E quindi come avrò usato i soldi quest'anno? Lascio la parola al Tirlos del gameplay. È il momento di cercare tutti, stavo per dire gli esterni, in realtà no, tutti devo cercare. Anzi, prima ancora, portiere ignorante, svincolato perché non voglio spendere soldi. Allora, rimane sempre su Dear Barman perché così fa ubriacare i nostri. E poi basta nazionalità ignoranti? Peccato. Cioè davvero zero nazionalità ignoranti tra i portieri? Che tristezza, regà, madò. Ah, ma è ancora qui Roger Hassan, il nostro portiere ventenne della Repubblica Centrafricana. Bene, lui viene a fare il terzo portiere. Ma c'è anche Sandros Harris, però di Cipro. Vediamo chi è meglio dei due. Difensore centrale, eccoci qua, tra i 19 e i 23, vediamo. Ma non gli svincolati, no, che cazzo faccio? Guardiamo i big campionati, perché magari qualche riservina in giro la peschiamo. Luke de Feugerelles. Ok, non riesco a pronunciare il tuo nome, già mi stai simpatico. Ma questo Filippo Mané, barra Filippo Main, Filippo Mane, 364 milioni di clausola rescissoria. Chi cazzo sei tu? Ecco, Bindon in questo momento potrebbe essere azzeccato, pure in scadenza. Arriverebbe con 5 anni di ritardo, ma io un Tyler Bindon non lo disdegnerei, ecco. Quindi, difensore centrale realisticamente individuato, guardiamo gli esterni. Devono farmi gli esterni tutto campo, però, raga, è più facile trovare i terzini che spingono. Gli ADA non esistono più, raga. Non ironicamente, stiamo facendo un mercato di ricicli, raga. Patrick Dorgu, che è finito alla Lazio ed è in scadenza, però. Bello Patrick Dorgu. Ragazzi, facciamo davvero il mercato con i nomi che abbiamo puntato 4 anni fa, ma li prendiamo adesso, mi farebbe ridere un sacco la cosa. Jonas Rui, appena rilasciato dalla Juventus, ignorante. Su come lei. Cioè, volevo dire. Allora, io ve lo dico, sto cercando esterni che possono fare gli esterni tutta fascia. Diali, non ne ho bisogno. Cioè, di avere l'esterno come questo che tipo ha difesa 35-45. Ew. Datemene uno che abbia almeno 50-60. No, raga, questo si chiama Godo. Lo seguo, ma non credo che lo prenderò mai. Jakob Breum ha palesemente la faccia di uno che ti può fare l'esterno a tutto campo. Dai, dalle Pepe Gaquile, seguiamolo. Andres Garcia, seguilo col contratto in scadenza. Van de Kamp, e segue anche lui. Sto cercando quelli che come secondo ruolo hanno il terzino, quelli che hanno l'attaccante o l'ala, li sto ignorando di brutto. Georgios Okkas, mamma mia, cipriota 24enne, terzino sinistro, adattabile anche a esterno. Bello, bello. Vi dirò, credo di aver addocchiato i miei nomi. Anzitutto, Hassan per quello che riguarda la porta, poi Bindon per la difesa, Dorgu come prima riserva seria e poi come riserva secondaria direi di puntare ad Onmalaki dal Millwall, se no Okkas dal Rio Ave, vediamo uno di questi, però di base si può fare, quindi ciancio alle bande, bando alle ciance, avanziamo. Primo colpo Tyler Bindon, 22 milioni, il cazzo se lo posso pagare 6 milioni e 1, tu sei tutto scemo, rimuovi Brescianini, 6 milioni e 250, 6 milioni e 3 più una rivendita. Togli la rivendita e ci sto. Bene, preso Bindon. 5 anni dopo, ma preso Bindon. Tyler, benvenuto, o meglio, bentornato in Inghilterra. Benvenuto allo Shrewsbury. 8 milioni e mezzo per Patrick. Ok, Patrick, benvenuto in Shropshire. Andiamo poi a prendere Giorgio Okkas dal Rio Ave per 1,7. 1,8, va bene. Assolutamente sporadico, non pensare che scenderai mai in campo. 4 anni di contratto, fra, guadagnerai un sacco di soldi per non giocare. Che invidia.
Ma com'è ridicola, ma tua mamma è ridicola. Ma falla tu una proposta, cazzone, allora. Vabbè, intanto sentite, siccome prendiamo un esterno cipriota, andiamo a prenderci un portiere centrafricano. Benvenuto Roger, 1.700.000, 750. Però sto giro proponendo tu lo stipendio, perché non so più cosa cazzo darti, cretino. Minchia, per venire a scaldare la panchina, tu sei scemo. Vabbè, 28.000 per uno che viene a scaldare le panchine. Va bene, Giorgio, pezzo di merda. E signori, con questo mercato finito, quest'anno un mercato proprio super sciallo, super chill. Ma intanto signori, direi di giocarci la prima partita di questa stagione numero 5, e sarà un game contro il Bournemouth. Ah, giustamente, non li ho detti. Obiettivi per questa stagione? Allora, voglio essere un attimino realista. Se l'anno scorso siamo arrivati decimi, quest'anno forse possiamo ambire alla zona conference, oppure un campionato mediocre più però una coppa. Si può puntare anche quella volendo. E allora signori, buonasera, benvenuti in quel di Shrewsbury, dove al New Meadow comincia questa stagione per gli Shrews. Mamma mia, che pessima intro, scusate che sono le 11.40. Che cazzo è Euclide che ha appena fatto gol per il Tottenham? Che cazzo era? Era fermo in campo! Ma perché? Ma per cosa? Troppe robe a schermo. Gol di Traoré che segna dopo che Matthews è rimasto fermo immobile. Ha adottato la tecnica Mark Bresciano e ha funzionato. Kastrop per Nuama. Nuama da Hannibal. Prende la mira Hannibal e calcia col destro! Il primo gol stagionale è una perla del tunisino Hannibal Mejbri, raga. Che acquisto per 11 milioni, che acquisto. No, mi si è rotto di nuovo Castledine, ma quell'uomo è sfigatissimo. Cioè, la terza volta in 5 stagioni che si fa male nelle prime giornate dell'anno. Questa volta la prima. Dorgu per Mendy, ultima azione, è partito Idrissa, ancora lui. Lascia sul posto un uomo, Mendy. Trova questa volta Calafiori. Sì, vabbè. Comunque Calafiori, un muro invalicabile, assurdo. 1-1. Che frustrazione sta partita, che palle. Oh, almeno una vittoria contro il Chelsea ultimo ci può stare. Però, occhio. Leo Castledine, quanto deve star fuori? Mi sto cagando in mano. Porca di quella puttana. Ma perché si fa sempre male per 3 mesi quel povero Cristo? Ma non è possibile. Ma ogni volta per 3 mesi sta fuori. Vabbè, sentite, seconda di campionato. La prima è finita, la seconda sarà ancora peggio. Col Chelsea a Stamford Bridge. Intanto signori, buonasera, benvenuti a Londra. Siamo senza Leo Castledine. Che novità, eh? Vlodarčík, effettivamente l'avrei voluto prendere l'anno scorso. Non ho mai trovato la squadra giusta in cui andarlo a inserire, mentre concediamo un gol stupidissimo a Tune che porta avanti i Blues. Ma come girano bene palla, ok che è il Chelsea che è arrivato terzo, però minchia, girano troppo bene sto pallone. 1-0 dei Blues, ma di fatto sull'unica effettiva azione loro. Non che abbia fatto un granché, in realtà hanno fatto molto di più loro, ma come tiri pericolosi non ne ricordo altri. Faccio un tentativo a cazzo per Domago Ibradaric della Salernitana. Se riusciamo a dargli Occas più un milioncino e mezzo, bene, altrimenti mi tengo Occas. Oh mio Dio, hanno accettato. Oh mio Dio, fa schifo al cazzo Ibradaric. Se mi accetti Occas più 1 milione vuol dire che fa proprio schifo al cazzo Domagoj. Vabbè, tanto più schifo di Occas non può fare, dai. Vero che non mi chiedi troppi soldi? Bravo Domagoj. Bene, avrò fatto la cazzata? Oh, è un 73. Va bene, va benissimo, ottimo scambio. Quindi io ho incato anche Domagoj Ibradaric. Signori, è il momento di giocare la prima partita in Carabao. E voi direte, ma Tiar, cosa te ne fai delle coppe? Allora, diciamo che l'annata non è cominciata benissimo, perché ho tipo perso le prime due. No, ho pareggiato col Bournemouth e ho perso col Chelsea. Quindi, siccome la stagione in Premier si prospetta alquanto complessa, vorrei provare ad aggiungere l'Europa tramite le coppe nazionali. Sarà facile? No? Ci proverò? Sì. Signori, 3-2-1, benvenuti in quel di Huddersfield. Si gioca il primo turno di Carabao. Ibradaric lo stesso, croato la bandierina. Torgu! Ottimo commento, Torgu. A cercare Arp di testa, Jan Fiete Arp. Stacco meraviglioso del tedesco appena rientrato dal prestito al Nottingham Forest. E siamo avanti sull'Huddersfield. Suleimanov danza sul pallone. Prende la mira, calcia Suleimanov, Nichols in angolo. Attenzione a Franco, in area di rigore, Franco! Buca save in pareggio Huddersfield. E questo non ci voleva, porca miseria. Toby, si vede che non giochi più, eh? Hai perso la lucidità. Ora attenzione, perché altra voragine per l'Huddersfield con Franco, che va a lanciare Harrat. Harrat di testa, non ci voglio credere. La mia vita fa schifo. È finita, raga, siamo fuori dalla Carabao, non ci voglio credere. L'Huddersfield ha fatto 2 tiri, 2 gol. Ora mi fanno anche il terzo, mo.
Vai a cagare. Il primo obiettivo dell'anno è già sfumato alla prima partita. Rimane l'FA Cup e la speranza di combinare qualcosa di decente in campionato? No, perché abbiamo cominciato la stagione di merda. Due sconfitte, un pareggio. E Militao va al Crystal Palace, perfetto. E niente, regà, mo cambio un attimino le maglie, ma giochiamo anche contro il Southampton. È la miseria, Konaté, split la difesa, entra in area, Konaté! Slonina. Posso dire che la vedo male? Ma male. Ma che campionato del cazzo stiamo vivendo? Konaté, c'è ancora Dallinga di Brunara. Prova a servirlo, invece no. Va diretto Konaté, Dallinga! La chiusura monumentale di Jarrell Kwanza. Non si è vista forse perché c'ho la webcam in mezzo al cazzo, ma credetemi, è stato un interventone. Blocco prosciutto, per Ebosele. C'è Hannibal in mezzo, servilo. Hannibal anticipato, la prende, blocco prosciutto col mancino! Gol da Cineteca del nostro numero 18, Tom! Bloxem! 1-0, che golletto! Cambio di gioco, a cercare Festi e Bosele, mette giù palla l'irlandese ex Udinese. Bravo Festi! Cross a cercare, Bloxem! Oh, Tom! Bravo Bloxem, che ruba palla ad Arwood Belli, se poi riparte noi! Blocco prosciutto, Tom! No, ce l'abbiamo ancora noi, Kastrop, Matos, vede l'inserimento di Ebosele, lo serve, eccolo qua, Festi Ebosele, mette giù col petto, calcia col mancino, tiraccio di Ebosele. E signori, finalmente, prima vittoria stagionale, primi tre punti in Premier League, è difficile sta stagione, oh. E ora signori, Nottingham Forest, bel logo quello del Forest, bellissimo, ma che c'entra, va, annientiamoli. Bella la palla per Kendry Paes, non è Kendry Paes, è E. Paes. Matos, Idrissa Mendy, Hannibal, stop al pallone del limite, calcia in porta, Koch. Espulso Seivald, sono in 10 loro. Cosa ha combinato Seivald? Ma deve aver insultato tutto l'albero genealogico dell'arbitro, se no non si spiega. Calcio di rigore per un tocco di mano sul tentativo di rovesciata di Jarrell Kwanza. Il colpevole è Yates. Vediamo se è vero. Sì, aveva il braccio largo, molto largo. Allora, signori, Hannibal dal dischetto contro Koch, che oggi l'ha prese tutte. Parte Hannibal col destro! Immobile portier, 1-0 Shrewsbury. Yates, non ho affondato il colpo con Hannibal. Lo faccio ora. Hannibal, dopo tutto con Koch. Tommaso! Blocco prosciutto! 2-0, partita in ghiacciaia. Signori, finisce così. Nottingham 0, Shrewsbury 2, vittoria meritata. Bene, due consecutive, 7 punti in 4 partite ci stanno. Devo dire che non c'è male e tra 5 giorni si gioca contro il Newcastle. Newcastle che l'anno scorso ha skippato 2 volte su 2 e quindi mo si gioca. Signori, buonasera e benvenuti al New Meadow, dove oggi ospitiamo il Newcastle di Marcos Thuram. Marcos. Ok, Kwanza, abbiamo fatto la cazzata. Thuram, in area, Thuram col destro, Slonina si oppone. Mamma mia, che voragine per Marcus Thuram, velocissimo, numero 27, in area, tu per tu con Slonina. Non sbaglia Marcus Thuram, avanti il Newcastle. Nuama, Ebosele, bravo Festi, in area di rigore, Ebosele, all'indietro. Per Mendy, pallone deviato dal Longstaff con il braccio. Allora, signori, calcio di rigore concesso dai Magpies. Tommy, devi sfondare la porta, hai capito? Porca puttana, ha rotto il polso a Jorgensen. E poi il tap-in vincente dello stesso Tommaso, blocco prosciutto che si fa perdonare dopo l'errore dal dischetto. Bravo Ebosele a crederci. No, vabbè, che gol del cazzo che abbiamo concesso a Thuram. Che cosa stupida. Bravo Mendy dentro per Nuama. Patrick Nuama! 2-2. Riagganciamo immediatamente ancora i Magpies. Crossing da cercare Ederson. Chiude Hannibal. Ve l'ho detto che era la partita con la ciabada. Ve l'ho detto. Cosa ha fischiato? L'ho presa di faccia. Simula veloce così annulla il rigore e pareggi. Davvero? Non ci voglio credere mai. Aspetta. No, l'han fatto il rigore invece, bastardi. Vabbè, era nell'aria, era nell'aria. Profumava di partita di merda, quindi va bene così. Signori, Everton, ci giochiamo? Ma sì, dai. Quindi bentornato in quel di Shrewsbury, signori. Si gioca contro l'Evertons. Nuama, prende la mira e va in porta, back. Bravo Hannibal, tutto regolare. Blocco prosciutto, Tom. No, si è fatto ipnotizzare da Buck. Mi fa ridere Buck perché è il nome del cane di Mastro. Sì, Tommaso, blocco prosciutto con l'1-0 al New Meadow. Che gol stupido. Bello, bello Tom. Blocco prosciutto. Palo, cross di Castro.
blocco prosciutto ancora fuori. Velocissimo il congolese da Kinshasa con furore. Ancora Mendy davanti a Seo Brian, lo salta. Mendy! Spacca ancora una volta la partita dalla panchina. Idrissa Mendy, regà, lui è la scintilla, è la spark plug. Cos'è successo all'inquadratura? E intanto, signori, si conclude così 2-0 nel secondo tempo. Bene, 9 punti nelle ultime 4, meravigliosi. Bellino questo settimo posto, come siamo messi? 10 punti al pari dell'Arsenal, che però è ancora imbattuto. Il Bournemouth potrebbe andare a 14, il Newcastle potenzialmente a 15. Comunque siamo a meno 2 dal terzo posto, non è male. Le prossime partite sono contro Crystal Palace, Aston Villa, Leeds e poi Manchester City. Sapete una cosa? Quasi quasi simulo lento queste tre e poi giochiamo contro gli Sky Blues. Allora, vi devo dire, ha sbagliato un rigore Nuama? No, si è rotto! Oh no! E signori, in quel di Londra, al Selhurst Park, si conclude così Palace-Shrewsbury. Partita dominata e ora, signori, si va a giocare contro l'Aston Villa. Dai, simuliamo anche contro l'Aston Villa. È andata bene, si è fatto male Slonina quando? Slonina fuori 2 mesi. Posso? Ora perdiamo un po' di tempo a fare una cosa importante, perché va bene tutto, ma gli infortuni sono troppi. Ecco, parliamo un attimo di slider. No, non il tipo di lancio che può fare un pitcher dell'MLB. Parlo delle impostazioni di gioco che regolano la difficoltà e le partite di FC25. Sto facendo una fatica bestia a trovare il mix giusto per rendere l'esperienza di gioco il più bilanciata possibile, quest'anno più che mai. Ho iniziato la carriera a difficoltà campione, ma non appena rimossi dalla squadra tutti quanti gli scarpari, il gioco ha cominciato a sembrare un po' troppo semplice. Il punto è che il salto da campione a leggenda, per me, è troppo ampio. Spesso mi trovo commenti in cui mi dite di alzare la difficoltà e credetemi, vorrei farlo, però senza rinunciare al divertimento. Non mi diverto a difendere per 90 minuti, fare un tiro in porta, subirne 4 e poi prendere 3 gol. Però ecco, non mi diverto neanche a giocare contro un Liverpool che sotto di un gol fa melina a centrocampo. È dalla scorsa stagione che sto cercando la via di mezzo giusta. Pensavo di averla trovata impostando il tipo di esperienza come personalizzato, ma la frequenza infortuni impostata a 75 mi sta privando di tutti i miei giocatori praticamente. E quindi per il momento mi sono limitato ad abbassare quel dato a 50. Però sappiate che io sto cercando l'incastro giusto. Non so se lo troverò entro la fine di questa carriera, ma io ci sto provando di live in live. Scusate per l'inciso, volevo parlare di questa cosa perché tanti l'hanno menzionata nei commenti. Ma ora torniamo al tiro del gameplay. Vabbè, signori, pareggio che ci può stare con l'Aston Villa, lo accetto. Soprattutto perché è arrivato senza il nostro portiere titolare. Allora, sapete che quasi quasi con Leeds io gioco? Perché ho paura di prendere una turbo imbarcata contro il City. E se non dovessi vincere questa simulando, farei tipo pareggio, risultato negativo, sconfitta. Non mi fido, voglio che il morale rimanga alto. Signori, buonasera! Mi sto cagando in mano e non ho un portiere. Cazzo, prova palla e parte. Dentro per Bloxham. Bloxham ha tutto col difensore. Tom lo salta. Calcia col destro Bloxham. Taylor va a deviare in angolo. Gran giocata del difensore. Ma come Bloxham ancora rotto? Ma per piacere, basta! Non vi sopporto! Che cazzo sono sti infortuni ogni partita? Mo. Hannibal per Castro, posizione regolare di Jens in ala, fino in fondo Castro, in mezzo da Jan Fietea, se no Barnes, gran giocata di Barnes che salta tutti dentro l'area di rigore. Barnes ancora tu per tu con Hassan, 1-0, come il coltello caldo vaffanculo, come un coltello caldo nel burro, non so neanche parlare. Bravo Arp a lottare adesso, il nostro numero 9 Castro in ala, Castro, Jens. Vaffanculo. Sconfitta contro il Leeds che non ci voleva, raga, ma che fatica. Ma soprattutto, quanto dovrà star fuori ora blocco prosciutto? Allora, Castledine è tornato molto bene. Ok, Bloxham 5 giorni, si può fare. Gestibile, raga, gestibile, gestibile. È soltanto una partita senza Tom. Toby saving a parte, signori, si torna alla normalità e si torna contro il Manchester City. Signore e signori, buonasera! Sarà un disastro. Vado già, lo capisco da questo intervento di Vanderson, a posto. Siamo. Phillips riprende palla, sta in Peters, è partito il giocatore del Suriname. Pallone che arriva in qualche modo a Bloxham, lo stesso, una santa deviazione. Tom, la dubbio con Ederson, Tom! Si oppone l'estremo difensore brasiliano. Peters lo stende male, giallo per il centrale del Suriname, ma è giusto così. Ma come rosso? Ma tua mamma rosso, fermo! Attenzione, punizione per il City, va Erling Braut Haaland con il mancino, saving! In angolo Toby Savin, miracoloso il nostro numero 1. Attenzione adesso dalla bandierina il City può colpire. Wolfenden mette fuori, rigore. Mano di Leo Castledine. City avanti. È finita, forse no. Idrissa Mendy davanti a sé, Facundo Medina lo salta. Idrissa, dopo tutto con Ederson. Idrissa! Mendy! Uno. Foden dalla bandierina. C'è Aaron Hickey.
E va bene, signori, finisce qui 1-1 con Save in Volante, che va a spiegare come ha fatto a Jonathan Tah. Posso dire, non mi lamento del pareggio, ci sta, perché loro hanno segnato solo su rigore per giunta, quindi vuol dire che male non abbiamo fatto. Peccato per i pochi punti, speriamo che Slonina si riprenda presto, perché ne ho assolutamente bisogno. Intanto però stiamo a 15 punti, a meno 4 dalla zona Champions, occupata proprio dal City e dal Tottenham. Non è male, eh? Anche perché realisticamente della zona Champions non mi interessa, a me interessa la zona Europa, quella è a 2 punti. Signori, buonasera, benvenuto all'American Express Estadio. Sono molto spagnolo oggi. Ancora Matos, si recupera palla dentro per Patrick Nuama. Nuama con la sua seconda palla a cercare Tom. Blocco prosciutto, Shrewsbury avanti dopo neanche 5 minuti. Si incula di rigore Patrick, ancora Nuama. A tu per tu col portier. Patrick col destro, Verbruggen. Peccato, Patrick Nuama sull'out di destra. Può pensare il cross per Blocks, invece temporeggia. Nuama ora va dentro da Jens Kastrup, che rischia di calciarla fuori, ma trova il 2-0. Madonna che rischio. Patrick Dorgu, posizione regolare, si è involato l'ex Lecce. Dorgu col mancino, Verbruggen ancora Dorgu. Azzerla, 0 preso a 0 per Patrick Dorgu, a spazio Dorgu. Cross a cercare Blocksem. Blocksem di tacco con lo scorpione sul fondo. Idrissa Mendy, ancora lui. A tu per tu con Verbruggen. Blocksem non arriva per il tapin, signori. Finisce così. Brighton 0, Shrewsbury 2 in quel di Brighton. 3 punti fondamentali per la caccia all'Europa. E rete inviolata nonostante Toby Savey. Coventry City, ma allora, il Coventry è ultimo. Simulo? In qualsiasi video di Pululu che sta girando ultimamente, dopo il gol della Madonna che ha fatto al Copenaghen in conference settimana scorsa. Merda, se voi aprite un qualsiasi video in cui si vede Pululu, i commenti sono soltanto mie menzioni. Intanto vittoria contro il Coventry, che ci catapulta al 6° posto in classifica. Signore e signori, buonasera, benvenuti all'Emirates, si gioca contro la capolista. Bello lo scambio tra Matos e Castro. Jens, cambio di gioco, a cercare Bosele. Nuama di ritorno da Bosele. Festi col destro, Chevalier c'è. Allora ancora Kastrup, contro cross da Nuama, chiude Tomori. Mamma mia come li stiamo schiacciando. Vermeeren, Pellegrini ancora, Hannibal Mejbri, ottimo intervento, il numero 28. Poi Nuama in verticale a cercare Blocksem. Pallone illuminato e illuminante di Patrick Nuama per Blocksem. Chevalier con l'ennesima parata della sua partita. Arsenal che non molla la palla, alla ricerca continua di un gol. Fuori gioco, l'ho visto. Sapete una cosa? Dal punto di vista difensivo siamo incredibilmente solidi comunque, eh? Perché 13 partite... No, bastardo l'arbitro. Però merda, ripeto, siamo solidi difensivamente. 9 gol presi in 13 partite sono veramente pochi. Oh, Slonina sta tornando, bene. Tra un paio di partite abbiamo anche Tom. Vai, 3-2-1, simula, vado a prendere l'acqua. Arrivos! Vabbè, signori, 0-0 col West Ham senza mai rischiare veramente troppo. Va benissimo, un punto che io vi porto a casa volentieri, soprattutto perché manteniamo ancora la porta inviolata. E ora abbiamo lo United secondo. Signore e signori, buonasera e benvenuti all'Old Trafford, in questa partita che clamorosamente ha un sapore parecchio europeo, dato che lo United attualmente è 4° in classifica, mentre lo Shrewsbury è 8°, ma con una partita in meno, cioè questa, signori. Vediamo di continuare a mantenere i clean sheet, ma anche di segnare. E Bosele, inseguito da Malassia, bravo Festi. Ancora e Bosele, davanti a sé Malassia e Kim. E Bosele dentro da blocco prosciutto, Remiro. Ma va dentro da blocco prosciutto. In mezzo a due, calcia Tom. Palla alta. Punizione United, una posizione assai interessante. Moro col mancino, cross in mezzo, mettiamo fuoco. Ovviamente calcio di rigore per mano di Blocksem, che non sarà neanche mano. Moro. Vantaggio United. Torgu. Cross, Tom, Blocksem di testa, la pareggia al capitano, blocco prosciutto. E non si perde niente, raga, non si perde un cazzo di niente. Bravo Dorgu. Dai che ancora buona, ultima azione nostra. Mendy sull'out di sinistra, ancora Idrissa Mendy, spinge, si accentra Idrissa. Idrissa non riesce a far finta, il pallone lo recupera. Mendy. Idrissa Mendy, cosa ha fatto? La giovane stella di Kinshasa per far vincere lo Shrewsbury all'Old Trafford. Clamoroso. Signori, è modo tocca al Tottenham. Quanto sta al Tottenham? Ok, quinto, ma quanti punti ha? Ah no, aspetta, noi siamo quinti, loro sono ottavi. Oh merda, ma sono a meno 4 dalla vetta. Oh merda, parte 2. E allora, signori, andiamo a giocare col Tottenham standogli in testa. Bello. E allora, signori, bentornati al New Meadow, dove oggi accogliamo il Tottenham, squadra
che di fatto ci sta a meno 2 in classifica. Vediamo di allungare, di a questo punto coltivare il sogno Champions. Divine in area di rigore, il numero 30, tu per tu con Slonina, si fa ipnotizzare ancora la Slonina. Miracoloso Gabrielone. No, attenzione, Holly Watkins, si incura in area di rigore, tu per tu con Slonina. Lo scavetto che esce sul fondo. Yes, siamo ancora vivi. Scatta al 90esimo, siamo ancora sullo 0-0 contro il Tottenham, può colpire Darwin Núñez, attenzione, l'uruguaggio. E in trenere di rigore saltando anche Bindon. Darwin Núñez, soprattutto con Slonina. Gabriel si oppone. E direi che finisce così, signori, no? A meno che non trovi il gol Kulusevski, Slonina ancora. Va bene così. Allora, io le partite come quella col Brentford di base le skipperei, anche se non fosse che ho bisogno proprio di sbloccarmi un attimino dal punto di vista dei risultati. O meglio, non tanto i risultati quanto i gol fatti. Quindi, cambio maglie perché non si capisce un cazzo, gentilmente. E poi tutti quanti al GTEC Community Stadium di Brentford. Signori, si gioca contro il Brentford. Leo Castledine, serve Alex Matos, inserisce benissimo il 52, ancora Matos in area, dopo tutto col portier, spara alto. Il discorso che faccio sempre è, fosse un campionato a 16-18 squadre, magari lo aggiungerebbero anche, ma sono 60. E tu dovresti aggiungere 60 squadre, che ha un costo non indifferente, immagino, no? Per EA. O meglio, ha un costo sufficientemente alto da far dir loro, ma dalla sola aggiunta della Serie C italiana, quanto potremmo guadagnarci? O meglio, quante persone che magari di base non acquisterebbero il gioco lo prenderebbero solo perché aggiungiamo la loro squadra del cuore in Serie C italiana? La risposta è molto poche. Bravo Tom! 1-0 sul Brentford, bellissimo gol di Bloxham, e oggi i colpi di testa funzionano. E Bosele liberissimo di partire, invece preferisce servir Nuama. Patrick da Bloxham in area, Tom, tu per tu col portiere steso malissimo da Todibo, e quindi rigore rosso, oserei dire, ma come giallo, ma sei coglione. È il momento, signori, parte il nostro numero 7, apre col mancino. E c'è il 2-0, lo segna proprio lui, il 2-0, a 0, a 0, preso a 0. Intanto, signori, finisce così, Brentford 0, Shrewsbury 2, non esattamente la goleada che mi auspicavo, ma comunque una bella vittoria. E ora, signori, ultima partita che andremo a giocare oggi, il 21 di dicembre, contro il Liverpool. Questa partita potrebbe essere ciò che o ci lancia definitivamente in zona Champions, oppure ciò che ci farà crollare poi, già lo sento. Leo Castledine, per blocco prosciutto, attenzione, Tom inseguito da Brown, ancora Tom, ha dovuto con Mamardashvili la piazza. Ci arriva Giorgi il georgiano, peccato. Punizione con l'irlandese che viene mezzo a cercare la testa di Matos. Bravo Castledine. Hannibal a cercare Nuama, di testa Nuama, mano di Martin. Madonna, che capello, frate. Sembra uscito da un video musicale dei Sum 41. Vabbè, comunque, a proposito di 41, è il momento del non c'entra il 41. C'entra però l'ennesimo rigore calciato da Hannibal Mejbri per lo Shrewsbury. E in sacca pure questo il tunisino, avanti al New Meadow. Chiesa, attenzione, no, è la voragine da kickoff. Vaffanculo. Non ci voglio credere. Non mi è mai successa una cosa del genere su FIFA/FC. Ultimissima opportunità per noi, dobbiamo trovare Mendy. Abbiamo bisogno della scintilla, del lampo di genio di Drissa, della sua velocità. Eccolo qua, Mendy è partito. Ancora Mendy. Vince l'impallo, Idrissa Mendy in area di rigore, Mendy! Ma Mardashvili dice no, e signori, sconfitta per finire la serata, ma ci sta, purtroppo ci sta. Cioè, non come è arrivata, ma ci sta in generale. A inizio stagione dissi che avrei voluto impegnarmi molto nelle coppe per trascurare magari il campionato. Ora, vedendo come stanno andando le cose, e soprattutto considerato il fatto che è stato eliminato subito dalla Carabao, quasi quasi mi concentrerei più sul campionato che sulle coppe. Pertanto, attualmente siamo al terzo turno. Se simulando dovessimo arrivare ai quarti di finale, io da lì in poi ci provo, ma fino ai quarti di finale non intendo proprio giocare neanche un secondo di FA Cup. Ed ecco quindi come sono andate le cose: vittoria 1-2 contro il Millwall ai sedicesimi, vittoria 0-2 col Burnley agli ottavi, vittoria 2-1 con il Birmingham ai quarti, al che con solo City, United e Crystal Palace rimaste, la dea bendata mi ha graziato e mi ha accoppiato con il Palace. Sulla carta lo scontro migliore, ma vedremo più tardi com'è andata. Intanto torniamo al gameplay. E ora, dopo questa magica vittoria contro il Millwall, tocca alla sfida, allo scontro diretto contro i Gunners al New Meadow. Signore e signori, buonasera, benvenuti in quel di Shrewsbury, nello Shropshire, dove oggi si terrà una partita importantissima per la rincorsa Champions. Riusciremo a ottenere i 3 punti? Per come abbiamo iniziato, assolutamente no. E dalla bandierina ora va Hannibal sulla testa di Jorrel Kwanza. Schiaccia a terra, Chevalier blocca, peccato. Bello il pallone per Jens Kastrup, libero il numero 8.
di colpire, invece torna indietro da blocco prosciutto, finta di tiro per Tom, col mancino Chevalier, 88 sul cronometro, siamo noi col pallone, Kastrop, Nuama, per via centrale da Idrissa Mendy, prova a spaccare la difesa con questa velocità, ancora Idrissa, Mendy, Mendy, dentro per Dorgu, di ritorno da Mendy, dal limite, Mendy, col dribbling Mendy, Konsa recupera e signori finisce così al New Meadow, Shrewsbury 0, Arsenal 0, peccato, peccato, ma partita tosta, l'Arsenal è bloccatissimo. E allora dai rossi di Londra ai blu di Liverpool andiamo a scatenare la nostra ira contro l'Everton, benvenuti a Goodison Park, andiamo a fare il culo ai Toffees. Zalewski, attenzione, è partito Nico Zalewski che salta in qualche modo, Peters a tu per tu con Solina, si fa ipnotizzare, ripartiamo con Hannibal, figa, che rottura di cazzo, bravo, bravo, blocco prosciutto e Nuama che recuperano palla, Nuama contro cross a cercare blocco prosciutto con la testa, bacca, ancora blocco prosciutto che svirgola completamente, rimessa dal fondo, non ci credo, bravo Mendy a rubar palla, Mendy da Bloxham, di testa Tom, blocco prosciutto, finalmente un gol questa sera, mamma mia che fatica, bravo Kastrop, bravo Kastrop a tu per tu con Bacca, ancora Kastrop, ma perché? Volevo darla a blocco prosciutto, vabbè. Mendy, Idrissa Mendy, allarga da Kastrop, il tocco di prima da Hannibal, Hannibal a cercare Tom Bloxham con il destro, Bacca, ancora Bloxham, blocco prosciutto, doppietta del capitano e 2-0 Shrews. Bello, 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 bello sto gol. Cioè, mi è piaciuta la verticalizzazione di Hannibal. E signori, si conclude così a Goodison Park. Tre punti importantissimi per noi. Ma signori, dopo l'Everton tocca il Newcastle che dovremo affrontare in casa loro. Niente male, quinta contro settima. Noi abbiamo 37 punti a meno 1 dalla zona Champions occupata dall'Arsenal e siamo a più 2 sul Newcastle stesso. Che stagione incredibile, raga. Bravo Hannibal. In verticale a cercare Bloxham, Bloxham tutto con il loro portier, Bloxham, e sono tre negli ultimi 30 minuti di calcio giocato dal nostro capitano, bravo Tommaso. Castledine, Nuama, per Festi e Bosele, di prima intenzione Bosele, Parabono, e poi Bloxham ancora, doppietta rapidissima del numero 18, pam pam, blocco prosciutto. Castledine inseguito da Coffi, continua Lio, ancora Castledine, si accentra il 19, palla per Bloxham, ottimo il suo passaggio, e poi Bunu a opporsi al 18, che lucidità nell'uscire dalla nostra difesa, Jens Kastrop in verticale a cercare Bloxham, involato verso la rigore per la tripletta, Bloxham due per due con Bono, ancora Bono, Bunu, Pirla, 3-0, tripletta di blocco prosciutto. Thuram, ancora Marcus Thuram, cross secondo palo a cercare Kubo, mette giù palla, ancora Kubo, Longstaff, la chiusura di Matos, cazzo mi ha fregato tantissimo Thuram, bel movimento, 3-1, attenzione Thuram, Thuram, cioè 4-0 in andata e ritorno ovviamente, porca troia, oh. E ora signori, con questo 2-3 di Thuram all'85esimo, io faccio melina. Non ho premuto abbastanza la spazzata, la pareggiata Ederson, non ci voglio credere, sono un coglione, sono un coglione, sono un coglione, un coglione, un coglione. No, no, ma quale script? Sono un coglione io, volevo spazzare, ho premuto troppo poco. No, che mi fanno anche il quarto, no che mi fanno anche il quarto, mo attenzione, Gordon, nel di gol il 10, bravo Wolfenden. Vabbè, che coglione, che idiota, che stupido. Sopra 3-0 mi sono fatto riprendere. Vabbè, comunque rimaniamo al quinto posto e moto Calaston Villa. Eccoci al Villa Park. Oh, ma tutte quante di fila fuori casa, ma che cazzo, quando è che torniamo a giocare al New Meadow? Hannibal, per Alex Matos. Messo giù malissimo Matos e dategli un rosso a sto bastardo. Ah, letteralmente, nice. No, attenzione alla Aston Villa che può colpire lo stesso con Matthijs Tel, nonostante l'inferiorità numerica. Tel salta Peters, ancora Tel, slonina provvidenziale, bella parata. Bajcetic, gli fotte palla Hannibal, tocco adesso di Bloxham per Castledine, col mancino Leo Castledine, primo gol stagionale per il 19. Ci voleva il rientro dall'infortunio, ci voleva. Oddio, avvocato, è rientrato 2 mesi fa però. Porca troia che traversa, no! Nuama, gran palla per Bloxham, Toma, tu per tu con loro portier! Questa volta non sbaglia, raddoppio Shrews. Porca troia, Telva, via Peters. E qua siamo in 10 anche. Dentro per Castledine, Castledine da Nuama, Patrick mette giù,
col destro Castletine, ci arriva Biddle e poi Tom, blocco prosciutto, 3-0, 7 gol nelle ultime 3 per il nostro numero 18. La tentiamo la stronzata? Ma sì, dai, 10 contro 10, 15 minuti al termine, vai alla fine, va bene, segna Arp, segna Rossi, ma vinciamo noi. Noi siamo quarti comunque, abbiamo superato l'Arsenal. Quasi quasi il Palace simulo lento, magari con maglie diverse, ma simulo lento. Ma io le simulazioni così le odio, perché fossi io in campo mi sentirei tranquillo, invece con le simulazioni i gol li concediamo come degli idioti. Gol di Paixão. Prova a scardinare la difesa del Palace, non ce la fa, però riceve il pallone da Hannibal e in volo d'angelo Idrissa Mendy col colpo di testa decisivo che ci rimanda avanti al New Meadow. E ora si torna a simulare. Bene così, bene così. Ingresso necessario il mio, ma sono contento. Altri 3 punti e le squadre intorno a noi mi sa che continuano a viaggiare un po' tutte, sapete? E infatti sempre quarti con 44, con l'Arsenal che ci può agganciare. Liverpool a 46, City a 48. Il Chelsea sta andando, il Chelsea non lo prendiamo. Signori, 3-2-1, simula partita, vado a pisciare. Sono le 9:30, classico orario da pisciata. Signori, ha bastato il gol di Nuama nel primo tempo mentre ero al cesso per battere il Leicester e continuare a cavalcare l'onda. Vince anche l'Arsenal, purtroppo non ho visto cosa abbia fatto il City, non ho visto cosa abbia fatto il Liverpool, ma ora abbiamo il Chelsea. Ah, intanto il Liverpool ha perso e quindi abbiamo superato i Reds, mettendoci così al terzo posto a meno 2 dal City, ma il Chelsea sta a più 11, cioè anche se dovessimo batterlo il Chelsea, andremo a meno 8. Non cambierebbe niente. La squadra di Maresca vola verso il titolo. Signore e signori, buonasera e benvenuti al New Meadow. Terza contro prima, non c'è una vera e propria possibilità di rimontare i londinesi di blu vestiti, ma quantomeno possono essere un buon metro di giudizio per capire se siamo già in grado di giocarcela con le migliori squadre al mondo. Matos spazio al limite contro la sua ex squadra, Alex Matos, per entrare in area di rigore, ce la fa, calcia col destro, Oblak ancora. Attenzione adesso al Chelsea che parte con il senegalese Nicholas Jackson, si invola indisturbato, tu per tu contro Slonina e calcia alto, per fortuna nostra. Palmer, giro palla sterile che porta poi al recupero di Kastrop, si invola verso l'area di rigore Kastrop, Jens Kastrop, tu per tu con Oblak, Kastrop la piazza! Avanti lo Shrewsbury al New Meadow. Segna il numero 8. Segna Jens Kastrop che ruba palla ad Ancho e la insacca alle spalle di Oblak. Mendy. Ci prova Idrissa. Ci prova Idrissa. Va via Locatelli. Va via anche Ogochukwu. Ancora Idrissa Mendy. Idrissa Mendy. Un fenomeno. Mendy è tu per tu con Oblak. Non Idrissa Mendy, un giocatore fenomenale che spacca sempre le partite. Raddoppio Shrewsbury. E signori, allora, minuti di recupero, ma non abbiamo più nulla da temere. Gira palla al Chelsea, ma è un giro palla sterile che non porterà a nulla. Chukwuemeka, ultima opportunità per i Blues. Mudryk, chiude Bindon. E l'arbitro fischia. È finita, abbiamo battuto anche la capolista Chelsea, signori. Ma aspetta, in che senso secondo in classifica? Cioè il City ha perso? Il City ha perso. vabbè, intanto tristissimo 0-0 con le Cherries. E ora Tottenham 12esimo. Signore e signori, buonasera, benvenuti. Sì, benvenuti. Roger Fernandes. Scende solo di destra, poi d'esterno, trova Darwin Núñez. Salta anche Peters, Darwin Núñez, si incespica un attimino, ancora lui col destro, vantaggio Tottenham. Castledine, vede lo scatto di Blocks in posizione regolare di Tommaso, blocco prosciutto, la 2 per 2 col portier, Tom, blocco prosciutto, bellissimo gol e pareggio, un po' immeritato, sto giocando male. Va bene signori, 1-1 col Tottenham, pareggio beccato all'ultimo, un po' immeritato, se quello con il Bournemouth mi fa rosicare, questo qua mi fa star male. Allora, attualmente siamo secondi, ma Liverpool, City e Arsenal devono ancora giocare, potremmo ritrovarci a meno 3 dalla coppia Liverpool City e a pari punti con l'Arsenal per il quarto posto. Bella chiusa, intanto signori, partita di Premier proprio contro i Red Devils e noi ci siamo stanziati al terzo posto in questo momento. Quindi signori, buonasera, bentornati al New Meadow, dove oggi affrontiamo uno United che abbiamo battuto più e più volte in questa coppia di anni. TR Brescia o Bergamo, scanso rosciate. Gol di Moreau, bella la sponda di uno dei Red Devils e gol del numero 10 a porta vuota. Che palle siamo sotto, non crolliamo adesso per favore. Attenzione, ancora United davanti, Mount in verticale da Moreau che fa lo scambio con Sancho e poi becca la traversa. Che culo. Bloxham, tocco da Matos. Matos Castledine, Castledine era col mancino. Pareggio Shrewsbury, Leo Castledine, bel gol, costruito benissimo questo dai padroni di casa. Datemi il secondo. Mendy ancora dal limite. Va via uno, va via due in velocità. Ancora Idrissa. Salta Kim Min-jae. Calcia Mendy.
Quest'uomo non ha il minimo senso. Un giocatore fenomenale all'89esimo. La ribalta ancora una volta con lo United che si fa turbo uccellare da noi. E vinciamo questa partita 2-1 in rimonta. Importantissima questa vittoria. Importantissimi questi tre punti. Perché ora siamo a più 6 sullo United quinto/sesto. Sì, guardate, comincio con i giocatori stanchi e poi si cambia a gara in corso. Signori, tutti all'Etihad. Barella dalla bandierina. Palla sul primo palo. C'è Peters, palla che finisce da Foden. Gran mancino sotto la traversa. Avanti il City dopo 10 minuti e... Matos per Nuama, in area Nuama. Col mancino arriva Ederson. Attenzione, intanto bello il pallone di Hannibal per Tom. Block Sam. Un gol, cos'è il 20esimo per lui in campionato? Bene Tom, bravo blocco prosciutto. Poland, bellissimo filtrante per Phil Foden. Raccoglie palla il 47, in area di rigore. Foden ancora rientra sul mancino e calcio. Ti do due tiri buoni, hanno fatto questi due gol, non ci posso credere. Hannibal per Bloxham, che palla di Hannibal. Tom col destro. La paratona di Ederson. Poi Dorgu col cross tocco di mano all'89esimo. Attenzione ora Hannibal, la tu per tu con Ederson. Per portarla in parità. Glaciale il tunisino. Glaciale il tunisino. 2-2. Barella in verticale. Doku col mancino. Slonina c'è. Agguanta la palla, signori. 2-2. Lato positivo, non le stiamo perdendo. Lato negativo, non stiamo combinando un cazzo. E attualmente resistiamo al secondo posto, ma il City ha una partita in meno. Quindi potenzialmente potrebbero superarci, andare a uno in più di noi. Ma l'Arsenal al massimo ci può agganciare. E ora, signori, Leeds United, che ovviamente andrò a simulare perché sono penultimi. 3-2-1, Bob. Cortés, Matos e poi la decide Harrison. Quindi questa partita diventa fondamentale. Più che fondamentale, signori, si va ad Anfield. Signori, buonasera. Quest'oggi si decide una grandissima fetta di qualificazione in Champions League. Perché in caso di vittoria degli Shrews, diciamo che metterebbero mezza punta dell'alluce in Champions League. In caso di vittoria dei Reds si riaprirebbe tutto quanto. Quindi speriamo di giocare bene. Kastrup subito lanciato sulla sinistra. Jens Kastrup cross a cercare Tom Bloxham. Calcia col mancino. Facile, facile per Mamardashvili. Rüdiger sbaglia tutto quanto. Allora Hannibal in verticale a cercare Tom Bloxham. Blocco prosciutto. Tutto con Mamardashvili. Lo salta! E deposita in rete il numero 20 del suo campionato. Tommaso. Blocco prosciutto. Robby. Di rigore Robby col destro all'incrocio. Che palle, primo tiro in porta loro. Pareggia il Liverpool. Chiesa per Tchouameni. Robby ancora liberissimo. Robby col mancino, non ci credo. L'hanno ribaltata in due minuti sti stronzi. Hannibal Mejri col 2-2. Punizione impeccabile del tunisino con la maglia numero 28. E ora andiamo a prenderci sto 3-2, cazzo. No, che due coglioni. Deve essere per noi il terzo. Bravo Slonina. Bravo Slonina! Madonna, oh, che partita! Vabbè, signori, 2-2. Come detto contro il City, non vinciamo, ma non stiamo combinando un cazzo. Mio Dio, è successo davvero. Semifinale col Crystal Palace, regà. Io simulo. Letteralmente potrei arrivarmi a giocare la finale di FA Cup senza aver giocato neanche un secondo. No, in realtà uno sì, per pareggiare contro il Birmingham. Vai, simula, simula, simula. Chi se ne frega, dai che la stiamo facendo bene sta FA Cup. Erroraccio in disimpegno, Slonina! E poi il tapping di Noah Lang. No, troppo fondo, troppo in fondo, Idrissa. Ho voluto strafare facendo il coglione simulando anche la semifinale, regà. Non avrei dovuto. È che ormai mi sono focussato sul cazzo di campionato. Che stupido. Col senno di poi non l'avrei fatto, maggior ragione perché siamo quinti ora. Mancano 5 partite, le gioco tutte. Quantomeno finché non sono sicuro di un finale ben specifico, nel senso che se dopo 3 partite sono sicuramente fuori dalla Champions, barra sicuramente già in Champions, le ultime due magari le simulo anche, però. Bravo Bloxham, bravo Tom, bravo Tom, bravo Tom. Tu per tu col porti in Bloxham. Batte Koch 1-0, grazie difesa del Nottingham. Nuama dentro da blocco prosciutto. Palla sul mancino e va in porta. Tommaso. Blocco prosciutto. 22 in campionato. Bel mancino. Bella sventagliata di Nuama. Cercare Kastrup. Leo Castledine. Di rimorchio. Da Bloxham. Pallone deviato. Castledine. Veratching c'è. Nuama mette giù. Stop. Tiro. Koch. Bloxham. Bloxham. Palla sul destro. Tom.
Non pensavo neanche entrasse, guardate, 3-0, Tommaso Blocco Prosciutto fa 23 in campionato e continua la sua ottima annata a livello realizzativo. Abbastanza in difficoltà Nottingham in questo momento, che fa fatica a ricostruire, ed ecco Bloxham che ruba palla al Greco Mavropano, sotto per tu con Koch. Bloxham! Poker personale, signori, ora sì che quitto. 3-2-1, avanza alla fine, bravo Tom che fa due gol identici recuperando palle, andando indisturbato in porta, ne mette anche un quinto in simulazione. Nice, 5-0. Quattro partite alla fine, si soffre, raga. Signori, buonasera, eccoci qua. Southampton di rosa vestito contro lo Shrewsbury di bianco vestito qui al St. Mary's Stadium. Finale di stagione teoricamente semplice per noi, ma in Premier League non c'è nulla di semplice. Bloxham subito a imbeccare Nuama. Patrick Nuama inseguito da Wood Bellis, due ex compagni al suo tiro su FC24 con Nuama che calcia. E Lamley che risponde. Bravo Tom! Bloxham! E sono 26. Come si fa 26 con due dita? È un casino. Come è pulito quell'intervento? Ma stai scherzando? Beltran. Mi son fatto saltare come un pepe cotto. Beltran calcia fuori. Sugli store delle varie squadre a fine stagione. Tipo, devi essere rapido però, perché tipo scompaiono in... No, rigore. Calcio di rigore per il Southampton, causato da un tocco di mano di Patrick Nuama. Va Beltran, spiazza Slonina. E allora al terzo minuto di recupero del singolo concesso, pareggia il Southampton. Bravi, così, in questo modo. Patrick Dorgu mette giù la zampata di Dorgu, la parata di Lamley. Tom, salta uno. Mendy. Hannibal, non trovato. Io odio il Southampton in questo gioco. Io lo odio con tutto me stesso. Non riesco a batterlo. Non riesco a batterlo. Comunque, signori, siamo ancora lì, eh. Scendiamo in campo. Bravo, Hannibal. Hannibal per Blocco Prosciutto. Sì. Avanti su Brentford. Vado a 27 in Premier per Tommaso Blocco Prosciutto. Che annata. Non ci credo. Vaffanculo. Poi chiaro, realisticamente, cioè, ha anche senso che un anno in Europa League lo si possa fare. Però se sei lì, secondo, terzo, quarto, per una buona parte di stagione, poi crolli alla fine pareggiando col Southampton e perdendo col Brentford, e ti gira il cazzo. Signori, 3-2-1, gioca col Coventry. Nuama, Bloxham, Tom, 96-4 giocatori. Rallenta Tom. Vede Hannibal, lo serve in area. Meshbury, 1-0 al 14esimo minuto. Bene così, bene così. Non ci voglio credere, regà. Tocco da Hannibal. Controlla e calcia Collins ancora. Tom, bruttissimo fallo su di lui. Calcio di rigore nettissimo e giallo per il difensore. E allora, signori, per la classifica marcatori, Hannibal, perdonami. Bloxham con la lecca all'incrocio. Prendi quella, cazzone. 2-0 Shrewsbury, doppietta di Tom. Kastrop, buono il pallone per Tom. Bloxham, Bloxham con Mancino. Haji Wright, 3-1 ovviamente, la rete inviolata non la sappiamo più tenere purtroppo. E signori, finisce così Coventry 1, Shrewsbury 3. Ma come detto, potrebbe essere tardi ormai per noi. Domenica 20 maggio, 38esima giornata di Premier League. Siamo attualmente quinti in classifica, a meno 2 dall'Arsenal quarto e a meno 3 dalla coppia Liverpool City rispettivamente al secondo e al terzo posto. Signori, noi abbiamo un compito: vincere e sperare che gli altri perdano. Siamo sicuri dell'Europa League, ma possiamo ancora sperare nella Champions. Attenzione, buono il pallone per Tom Bloxham. Bloxham col mancino. Bloxham ci arriva. Verbruggen, andiamo alla bandierina, pallone spiovente, cercare Tom Bloxham di testa, calcio di rigore per un tocco di mano. E allora, signori, ringraziamo Florentino e andiamo dal dischetto con Hannibal. Meshbury incrocia basso col destro, spiazzato il Vitor Roque. Lo scatto del numero 10 non lo tiene Peters. Ancora Vitor Roque, tu per tu con Slonina. La vita è una merda. Kastrop, un beccato da Castledine. Ancora Jens Kastrop. Patrick Nuama la scaglia in porta. 1-1, bravo Patrick. Gira e torna da Nuama. Carica al destro, Patrick! Nuama! La doppietta del trequartista azzurro che la infila sotto l'incrocio con una violenza incredibile. Scaldabagno sotto il 7 per Patrick Nuama. Doppietta personale e il sogno Champions che rimane vivo. Ok, il Chelsea sta battendo lo United, ma chi se ne frega. L'Arsenal sta pareggiando. Ha appena pareggiato con Martinelli. Siamo a pari punti con l'Arsenal in questo momento. Ancora Mendy. Pallone che rimane da Brescianini.
primo gol con la maglia dello Shrewsbury per Marco Brescianini. Forse il secondo, l'altro è arrivato in simulazione, ma di certo il primo con me. Il Liverpool sta vincendo 2-0 sull'Everton. L'Arsenal è sopra 3-1. Non mi ha mandato la notizia del secondo, ha fatto il terzo con Wahi. Signori, è finita. È finita definitivamente. Tra un po' arriverà il triplice fischio del direttore. Bravo Wolfenden. Ultimo pallone della stagione toccato da Stijn Peters. Esulta il pubblico per la stagione enorme dello Shrewsbury. Ma non abbastanza enorme da guadagnarci la Champions League già a questo secondo anno di Premier. Peccato. È successo? Sì! Chi sono gli eroi? Chi sono gli eroi? Il Crystal Palace! Il Crystal Palace! Devo capire un attimino cosa fare, ma signori, ne parleremo nel prossimo anno. Intanto voglio vedere cosa hanno fatto a livello individuale. Mamma mia, Alex Gillet eroico. Non giocherà in Champions, Alex, ma almeno può dire di aver giocato nella stagione in cui i suoi Shrews hanno raggiunto la Champions League. A livello individuale, regà, invece, minchia, Bloxham 35, poi il nulla. Bloxham 88 per giunta, attaccante fenomenale. Hannibal 7-8, molto buono. Mendy 6-2, ma sempre dalla panchina. Magari. Matos 5-5, Nuama 5-8, Kastrop 3-5, Arp 3 gol in 15 presenze, onestissimo. Raimund non è più cresciuto, vabbè, ma sicuramente lo darò via. Castledine 2-6, e non ha neanche giocato così poco, perché ne ha giocate 33 di partite. Nuama alla fine, 13 goal contributions in 38 partite, van bene. Le 8 di Castledine in 33 non proprio. Wolfenden per l'appunto è buono, ma è un po' in là con l'età. Buono anche Bradaric con un gol, Suleimanov con un gol clamoroso in Premier. Ah sì, gli ho fatto battere il rigore. 13 rete inviolate per Slonina. Peccato perché a tipo 8 dalla fine erano 12. Poi ho preso sempre gol. E poi bravi anche gli altri. Bosele con 3 assist. Torgu con 4. Molto interessante. Va bene. Ovviamente Tom Bomber, no? Tom Bloxham, capocannoniere. Tommaso Blocco Prosciutto. Tommaso Blocco Prosciutto, capocannoniere. Incredibile, raga. Incredibile. E la miseria, 27 offerte disponibili. Guarda che stagione incredibile, raga.